tutti! Oggi finalmente ritorniamo a parlare di Essence e di iArt Revolution. Era da un po' che non parlavo delle novità, quindi oggi lo facciamo. Direi di partire dagli occhi perché secondo me la novità più interessante può essere questa palette. Allora, io le cose di Essence le ho prese su Cosmetic for Less, che è un sito tedesco da cui io prendo sempre Essence. Invece iArt Revolution mi invia i pacchi, quindi questo è il pacco con le novità. In realtà sono di San Valentino, quindi siamo quasi un mese in ritardo, ma non importa. E l'altro giorno stavo facendo un giro su Cosmetic for Less e ho visto che c'erano delle novità Essence e questa palette mi ispirava molto perché non so, ha quel non so che mi ricorda qualcosa, non so a voi, però con un tocco di personalità secondo me, quindi premiamola. E qua dentro ci sono delle texture proprio interessanti, diverse, dei duochrome eccetera. La palette si chiama Witch Side e vado a mettere un po' di primer, uso la P. Louise perché secondo me è giusto usare un primer, soprattutto partendo dagli occhi, o un correttore o un primer occhi, bisogna metterlo per forza, altrimenti non possiamo aspettarci che gli ombretti facciano presa. E visto che la quarantena al nord continua, ma mi sa che si sta estendendo parecchio, volevo cercare anche questa settimana di fare 3 video, non so se riuscirò, ma giuro che mi impegnerò per portarvi più contenuti possibili. Io spero che questa situazione passi in fretta, perché se davvero devo sopportarti pure più volte a settimana, di questo passo impazzisco. E in uno dei prossimi video vorrei farvi vedere magari una di queste palettine qua di iArt Revolution che si chiamano Heartbreakers. E sono tutte, diciamo, monotematiche come colori, però molto carine. E secondo me devo capire dove infilarle. Comunque, oggi volevo focalizzarmi su questa perché comunque ci sono tanti colori diversi. Infatti mi sa che vado a fare 2 look, giusto per provare più tonalità possibili. Direi che parto con Charm, che è un malva abbastanza freddo, e lo inizio a mettere qua nella piega. Molto bello questo colore, oddio. Lo so che è rosa, però a parte che vabbè, su sta palette non è che si possa spaziare tanto dal rosa. E poi, ma è un rosa diverso, è un rosa polvere, è un rosa un po' spento, desaturato, non è il solito rosa, vero? Continua pure a ripetertelo. Mentre invece dall'altra parte vado a mettere Magic, che spolvera un po' di più ed è un pochino più marroncino questo, meno rosato. Comunque raccontatemi un pochino come sta procedendo la vostra vita, siete preoccupati? Io, avendo la fortuna di lavorare in casa, semplicemente continuo tranquillamente a fare la mia vita, perché già prima mi capitava poco di uscire. In realtà mi sono dimenticata che volevo fare prima le sopracciglia perché, non lo so, quando mi faccio gli occhi preferisco avere le sopracciglia fatte perché mi dà un'idea che sia un po' più completo. E ho preso una nuova matita di Essence che si chiama Super Last 24 ore, vabbè, Waterproof Eyebrow Pomade Pencil. E mi interessava questa cosa della pomade pencil, quindi dovrebbe essere una matita pomata, quindi probabilmente molto cremosa, e che dall'altro lato, a parte avere un temperino, ha una specie di... se riesco a tirarlo fuori, ha una specie di pettinino in silicone che non so, proviamo e capiamo. Comunque la tonalità è la 01 blonde. Tra l'altro avevo anche preso dei prodotti per la base di Essence, ma ovviamente le tonalità online, soprattutto di prodotti Essence, è inutile anche solo sperare che siano giuste, quindi è tutto troppo scuro, ma veramente troppo, nonostante sia la tonalità 02. E quindi niente. Allora, mi sembra che mi abbia un po' incollato le sopracciglia, mi abbia un po' cancellato i singoli peletti, quindi fa un po' effetto colla. Poi considerate che sotto avevo già usato un po' il sapone, il brow soap di Revolution, quindi non so, però ok ragazzi, chiunque sostenga che Mercurio retrogrado non sia una cosa vera, vi prego di venirmelo a dire in faccia. Mercurio retrogrado non è una cosa vera. Perché? Allora, non so se lo sapete, Mercurio retrogrado influisce sulla tecnologia, oltre a un'altra serie di cose che non stiamo qua a spiegare, ma influisce proprio in particolare sulla tecnologia, no? Quindi ogni imprevisto in questo periodo io lo attribuisco a Mercurio retrogrado. E stamattina dal nulla non funzionava più internet sulla TV,
ma talmente tanto che ho dovuto ripristinare completamente tutto e rimettere tutto da capo. Poi è funzionato. Adesso che sto registrando, io ho la videocamera attaccata al computer in maniera wireless. Non ha mai avuto nessun problema di nessun tipo. Adesso si era staccato, non si attaccava più, mi diceva che doveva aggiornare, fare cose. Oh, che stress! Comunque, allora, in pratica, cosa ne penso di questo prodotto? Non è male, in realtà, è molto pigmentato. Come colore anche non mi dispiace, forse un pelino troppo caldo, perché qua verso la fine sembra un po' rossastro. Però nel complesso non è male, no? Vabbè, poi dopo le vado un po' ad aggiustare con correttore. Vado avanti intanto con il trucco, diciamo. Penso che magari farò una roba più con queste tonalità primaverili e chiare, e una in cui voglio usare questo blu gloomy, che è veramente figo, e anche questo qua è molto bello. Quindi per adesso vado a prendere un po' di Spell, che è il colore scuro, vediamo un po' com'è. Prendo poco alla volta e lo vado a mettere qua all'esterno. Prima appoggio bene bene il colore, poi lo sfumo leggermente. Allora, non è super omogeneo e pigmentato, ma neanche quello di Huda lo è. E quella di Huda costa 64 euro e questa non me lo ricordo, ma ve lo scrivo giù nell'info box piuttosto. Quindi direi che posso accettarlo di gran lunga di più da Essence, che non sia un colore super super omogeneo. Voglio fare una specie di half cut crease, che è un po' che non faccio in maniera proprio precisa, non l'ho mai fatta. Ah, ecco, volevo dirlo io. Però in maniera, insomma, andando a ripulire con un po' di P. Louise, e vado appunto a fare il mio taglio. E poi ci vado a mettere sopra Power, stavo leggendo al contrario, non riuscivo. Power, non so perché hanno fatto questa scelta di mettere i nomi un po' ai lati, cioè non so se questa cosa mi piace. Mi piace che siano tutti sotto o sopra. Comunque, e lo vado ad appoggiare qua. Mi sa che è meglio andare con il dito e poi vado dopo a rifinire con il pennello, dove c'è bisogno di essere più precisi. Allora, pensavo brillasse un po' di più, devo essere sincera, tipo quelli di Wycon sono, che anche loro hanno fatto la loro versione delle palette di Huda, brillano di più. Vado a prendere anche un po' di Amulet, sì, vado a prendere anche un po' di Amulet, questo qua più in basso, e continuo, perché mi piace questo riflesso un po' verdino che tira fuori mettendolo su un colore un po' più scuro. L'unica cosa è che questo qua sotto Spell, quello scuro, è veramente veramente disomogeneo, cioè non so se vedete, ma provo con un pennello più piatto ad appoggiarlo e stratificarlo un attimo, perché è un po' un disastro. Ragazzi, questo scuro è veramente terribile, tolgo tutto e rifaccio senza quello, perché veramente, cioè, non va bene. Allora, visto che non so se ho sbagliato io, magari dovevo mettere prima lo scuro, visto che sto usando la P. Louise, che è una base molto bagnata e tutto, ho rimesso la P. Louise, non l'ho settata, e ora vado subito con Spell e dopo con gli altri colori e vediamo se va meglio. È proprio quel colore là, perché questo invece si sfuma benissimo, si attacca benissimo, non è disomogeneo, quindi mi rassegno e quello non lo uso più. Vado magari a usare Potion, che è l'altro più o meno scuro, e cerco di scurire un pochino l'esterno con questo. Allora, non vi mentirò, non è stato per niente facile, cioè, non lo so, i colori scuri sono veramente, veramente disomogenei. Proviamo da questo lato con il blu, anche se ora ho un po' paura, perché i blu di solito sono anche tra i colori più difficili, però proviamo lo stesso, e lo voglio andare a mettere anche qua nell'esterno. Ok, no, questo forse perché è un po' shimmer, comunque ha una texture diversa, meno secca, e quindi forse è meglio. E tra l'altro sembra anche molto bello.
Vabbè, vado a prendere un po' di shadowy. Vado a prendere un po' di questo. Ciao ragazzi, sono la Gaia dell'editing e ho deciso che questo lo lasciavo perché mi faceva troppo ridere, che ero così frustrata da questo video, dal fatto che andasse tutto così, che non lo so, guardate che aria distrutta. Vi assicuro che, cioè, poche volte nella vita ho avuto così tanti problemi a usare degli ombretti. Oltretutto non capisco perché, cioè, con la P. Louise di sotto di solito va tutto super bene. Invece, cioè, faccio proprio fatica. Qua voglio fare una roba un po' più sfumata perché secondo me è meglio. Cioè, i riflessi verdi sono bellissimi. Poi dopo ve li faccio vedere alla luce naturale e probabilmente li potete apprezzare anche un pochino di più. Però, come, proprio come texture di ombretti, sono ultra secchi. Comunque sto prendendo anche un po' di questo più in alto. E con le dita sono decisamente meglio. Basta ragazzi, cioè, tanto a voi lo taglierò il video, ma io sono 40 minuti che sto sfumando questi ombretti e sono arrivata alla conclusione che sono insfumabili, quindi vado avanti. Vado a mettere anche le ciglia finte perché, non lo so, mi intrigavano queste ciglia finte di Essence. Si chiamano False Lashes Tribal Beauty Look. Anche questo tutto preso su Cosmetic for Less. E c'è anche una piccola colla dentro che, se è come la loro colla, che a me piace tantissimo, e credo di sì, sono super contenta. Devo solo tagliarle un po', mi sa, perché sono un po' grandi. Comunque questo trick che ho imparato su TikTok di mettere la colla direttamente sulla palpebra è top. E poi per levarlo basta un cotton fioco con un po' di olio struccante e riuscite a levarlo bene. Ma vi assicuro che è molto 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 più semplice mettere le ciglia finte così. E devo dire che tra l'altro come effetto non sono neanche malissimo queste qua. Allora, con le ciglia finte di solito i look sono sempre un pochino meglio, quindi anche questo mi sembra decisamente meglio. Non è brutto, non è terribile, e questi shimmer con riflesso verdino sono bellissimi, però trovo che sia davvero difficile da sfumare, quindi non lo so. Sicuramente questa parte mi piace di più, è venuta molto meglio, però secondo me nel complesso, alla fine di tutto, nonostante tutto, non so cosa sia successo, ma funziona. Cioè, ora rivederlo così non mi sembrano terribili. C'è di meglio, ma comunque non è. Alla fine di tutto non trovo neanche che sia così terribile. Passiamo al viso, che forse è meglio. Oggi ho un nuovo correttore da provare, che è quello di iArt Revolution, sempre della linea Heartbreakers. E me ne hanno mandati 4 che a me sembrano esattamente tutti della stessa tonalità, ma a quanto pare no. Devo usare Oat, che è forse quello che tra tutti mi potrebbe andare meglio. Il pack è super carino, tra l'altro questo è tipo soft touch. E c'è scritto che contiene estratti di cocco e vitamine C, E, A, B3 e B5. E noi ci crediamo. E l'applicatore è anche a forma di cuore. Oddio, ma che roba carina! Cioè, praticamente ti fa tutti gli stampini a forma di cuore. Che roba tenera! In realtà questo colore è chiarissimo, ma gli altri mi sembrano ancora più chiari, quindi non lo so neanch'io. E questo applicatore è rigidissimo e raccoglie pochissimo prodotto, ma è molto carino. Non so se abbiano semplicemente deciso di farlo carino ma scomodo, oppure se effettivamente è anche un buon prodotto. Però cavolo, è veramente chiarissimo. Ovviamente devo ancora mettere il fondotinta, che pensavo di non mettere. Ho detto vabbè dai, posso provare a usare solo il correttore, ma direi che no. Oddio, ma io vedo solo ora che il mio naso è pieno di ombretta di Fallout, credo del blu. Visto che vorrei qualcosa che non mi deluda oggi, vado a mettere un po' di Revolution Pro Foundation Drops, tonalità F6, per andare un attimino a dare un colore e poi riprovo con il correttore a usarlo praticamente solo come correttore illuminante, perché veramente sono tutti chiarissimi. Allora, questo correttore mi sembra proprio carino carino da vedere, ma vi giuro che da usare, cioè, è durissimo questo coso. E in più la texture non mi convince per niente. Cioè, mi sembra che una volta sfumato dia solo chiarezza, ma non coprenza. Non so se mi spiego. Cioè, mi schiarisce tantissimo, ma non è che copra. Quindi non so neanche io
come sia possibile questa cosa. Posso sfumare un po' di charm qua sotto, giusto per completare il look, mentre di qua vado a mettere magic. Comunque i colori più chiari, opachi, mi piacciono. Sono quelli scuri che secondo me non sono stati formulati allo stesso modo, perché sono veramente molto secchi. Invece questi altri sono carini. Allora, ho messo un po' di bronzer in crema, ora volevo mettere un blush e volevo mettere questo qua di questa collezione di iArt Revolution. Questo si chiama Independent ed è un duo di blush così, opachi, direi sì. È molto carino, dai, ci sta. Devo dire che, non so, questo video mi sta lasciando un po' perplessa sinceramente, perché non è che stia andando proprio alla grande, ma non mi lascio scoraggiare, prendo un po' di entrambi i blush. Andiamo. Prendo un po' di più di quello un po' più freddo, perché secondo me ci sta meglio con il look. Profuma di colla, perché probabilmente c'è tanta colla, però la polvere in sé invece ha un profumo di pulito, non lo so, di ammorbidente. Oh, questo mi è piaciuto molto. Il blush approvato. Qua invece nella stessa collezione abbiamo l'illuminante Unique, che sembra molto molto carino, che vado a mischiare come ho fatto con i blush. Ok, non credo che mi debba rimanere in mano questo, si è staccata un po' la colla. Vabbè. Allora, è abbastanza delicato, è un illuminante cotto, che di solito secondo me sono quelli un attimino più intensi, invece è abbastanza leggero e ha un riflesso molto freddo, che in realtà con il look ci sta anche bene. Per concludere questo video, che finora è stato un po' un fail, vado a mettere il Perfect Matte Lipstick di Essence, tonalità 05, Time Warp, e dovrebbe essere appunto un rossetto opaco, anche questo sempre Cosmetic for Less. Ok, questo è molto carino invece, super omogeneo, molto bello, non è no transfer, ma comunque è quel comfortable matte che io approvo, apprezzo, perché è molto più comodo di quelli super opachi. Il colore non si sposa benissimo con i toni un po' più freddi degli occhi, ma arrivati a questo punto io direi che non importa. Quindi, e voilà, questo è il look di oggi che a fatica abbiamo messo insieme. Adesso ve lo faccio vedere alla luce naturale, così potete vederlo meglio da vicino. Sinceramente la palette non è terribile, soprattutto per il prezzo che ha, ha tante texture diverse eccetera. L'unica cosa, gli scuri secondo me sono troppo disomogenei, quindi si fa davvero fatica a usarli. A parte questo, secondo me, cioè, gli shimmer sono belli comunque, cioè questo verde, questi micro glitter, queste micro perle dentro sono bellissime. Però insomma, se andate oltre il fatto che magari due o tre colori sono un po' più così, un po' più difficili, secondo me è davvero davvero carina. Il prodotto sopracciglia anche non mi è dispiaciuto, alla fine il colore, dai, cioè mi sembra che possa andare abbastanza bene, è chiaro e più o meno del colore delle mie sopracciglia. E per il resto il correttore sinceramente non mi piace, trovo che non copra ma non abbia neanche quella bellezza di quei correttori leggeri che magari sono molto idratanti, molto comodi, cioè non è nulla di che, e tra l'altro l'applicatore a forma di cuore è tanto carino quanto inutile, perché veramente ne prende pochissimo di prodotto e bisogna ripulciarlo ogni volta ed è durissimo, quindi questo sinceramente si può evitare. Invece questi due cuoricini sono carini, mi sono piaciuti, questi molto belli. Tra l'altro avete due prodotti in uno, perché se riuscite a pescare solo uno o solo l'altro avete due blush diversi. E presto voglio provare le palettine, quindi fatemi sapere se vi possono interessare, devo capire come gestirle. A parte questo, spero che il video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Io adesso vado a editarlo e noi ci vediamo al prossimo video. Peace out! In realtà, ragazzi, più mi guardo e più mi piace questo look. Io non so che cosa sia successo nel frattempo, ma è migliorato? O sono solo io? Ecco a voi il meglio e il peggio di questa puntata di Basic Gaia.
Oddio, ma io vedo solo ora che il mio naso è pieno di ombretta di Fallout, credo del blu. Vabbè.